Amici di Golf Television, oggi parliamo di fitting. Siamo all'interno della Putting Studio al Golf Club Brianza e qui dove vengono personalizzati i bastoni dei giocatori di qualsiasi livello, quindi a partire anche da chi si avvicina al golf sino ad arrivare ai giocatori del Tour Europeo. Come si svolge un fitting per la giusta scelta del putter adatto ad ognuno di noi? Si parte innanzitutto nel misurare quello che è i valori statici del vostro bastone che state utilizzando. Quindi con questo strumento andremo a misurare l'inclinazione del loft della faccia del bastone e l'inclinazione dell'eye dello shaft. Poi andremo a misurare la lunghezza del vostro bastone e andremo a inserire tutte queste informazioni all'interno del nostro computer. Un particolare molto importante è quello che fare un fitting per scegliere il putter ideale non significa assolutamente per forza dover cambiare il bastone, ma in realtà significa valutare tutti questi aspetti prima in una posizione statica e successivamente in una posizione dinamica, dove grazie al Sempat Lab e al Capto soprattutto, che è uno strumento che restituisce dei valori straordinari in termini di fitting, andremo a registrare 6 o 7 colpi cercando di allineare la palla nella direzione corretta per vedere quelle che sono un po' poi le tendenze dinamiche del giocatore in termini sempre di loft, lie e lunghezza del bastone. Il computer chiaramente è una macchina e ci restituisce per filo e per segno quello che in realtà noi dovremmo fare, quindi ci indica che tipo di testa del bastone scegliere, che loft avere, che lie avere, il tipo di grip, se averlo di dimensioni sottili o averlo delle dimensioni più grandi, e quindi ci impacchetta un po' quello che sarebbe il bastone ideale per ognuno di noi. Ma noi in realtà non facciamo mai quello che il computer ci dice, facciamo passare queste informazioni all'interno di questa capoccia, all'interno anche delle preferenze del giocatore che siete voi chiaramente e di quello che preferite fare sul green, quindi se avere una traiettoria lineare, se avere un movimento un po' più ad arco, c'è chi preferisce avere le mani immobili e chi lasciare il movimento naturale. Quindi il tipo di bastone, il tipo di testa, e il peso e tutto quanto viene appunto personalizzato per ogni giocatore in base anche assolutamente alle preferenze di ognuno di voi. Fatto questo, o si modifica il bastone che avete in uso in quel momento, quindi sempre con questo strumento abbiamo la possibilità di cambiare la e loft, di accorciare e allungare il bastone, di cambiare il grip e mettere quello ideale. Oppure, se vediamo che il bastone che state utilizzando vi rema completamente contro, allora a quel punto andiamo sul nuovo. Abbiamo diversi bastoni qui, con lunghezze differenti, grip differenti, tipi di teste differenti, vengono subito testati. Quello che ci aspettiamo da questi test è che restituiscano subito dei numeri e dei valori nettamente migliori rispetto al bastone che stavate utilizzando. A quel punto si completa il tutto anche con una scheda tecnica dove si mettono i punti fondamentali nel setup, nel movimento del bastone, nel timing, con degli esercizi da fare in putting green. E qui andiamo a sistemare la meccanica, quindi il bastone giusto, la posizione giusta, movimento e velocità. Se uniamo questa parte iniziale, che è fondamentale per riuscire a migliorare il nostro gioco sul green a qualsiasi livello, agli altri esercizi che poi avete già visto o andremo a scoprire in termini di lettura della pendenza, mirare e far partire la palla in linea, velocità della palla, a quel punto c'è la concreta possibilità di andare a migliorare il rendimento durante il gioco in campo. Io direi che è tutto per il fitting, un saluto agli amici di Golf Television, vi aspetto al Golf Brianza per personalizzare il vostro putter.